Mister Fucidi, complimenti innanzitutto perché la sua squadra ha meritato questi tre punti. Avete fatto giocare male il Chieti, avete giocato meglio soprattutto nel secondo tempo, ma anche direi proprio in fase del gol voi. Sì, la partita soprattutto nel primo tempo è stata molto, molto equilibrata, non ci sono state tante situazioni da gol. Noi siamo stati bravi in una situazione di palla inattiva ad andare in vantaggio. Poi mi è piaciuto molto anche il secondo tempo, perché era chiaro che il Chieti si sarebbe riversato nella nostra metà campo, però non abbiamo mai perso lucidità, ordine, e è vero che ha messo tanti palloni in aria, però magari pericoli veri e propri, insomma, importanti non ci sono stati. Invece noi abbiamo avuto delle ripartenze importanti, abbiamo preso un palo, e l'unico rammarico è, insomma, non averla chiusa, perché comunque in quelle situazioni che erano riusciti a creare in superiorità dovevamo essere più concreti. Però, che dire, cioè, venire a Chieti anche con questa personalità, per noi che abbiamo degli obiettivi molto chiari in testa, è motivo di grande soddisfazione. L'unico dispiacere è che anche domenica scorsa per vincere abbiamo per quello che mettiamo abbiamo perso due giocatori, oggi probabilmente altri due, alla lunga insomma finiscono. Ecco, tornando alla partita di oggi, avete imbrigliato molto bene le manovre del Chieti, probabilmente anche voi come tutti studiate un po' anche gli avversari, soprattutto squadra molto compatta, corta la sua, che non si è limitata soltanto alle ripartenze, ma cercavate proprio di pungere, soprattutto nel secondo tempo avete decisamente giocato meglio. Sì, avevamo preparato chiaramente in una certa maniera, adesso noi abbiamo un modo un po' di giocare, quest'anno per il momento abbiamo cambiato qualcosa, però quello che conta è l'atteggiamento, avere, noi non possiamo non avere questo atteggiamento. È chiaro che sappiamo che per vincere le partite dobbiamo uscire dal campo praticamente morti, e oggi è stata la controprova, però arrivare qua a Chieti alla fine, insomma, avere la forza di andare a cercare anche il 2-0 vuol dire che nella testa abbiamo le idee giuste. Poi le partite si decidono dagli episodi, alla fine una mischia magari si poteva anche riaprire, però saremmo comunque usciti dal campo consapevoli di aver fatto una grande partita. Ultima cosa, lei ha cambiato pochissimo rispetto a 7 giorni fa, ha inserito però proprio Camilloni, l'autore del gol partito. Sì, Camilloni è un altro ragazzo che fa un po' parte del blocco storico, abbiamo avuto qualche defezione, ma insomma noi siamo quelli e ho la fortuna di avere questi ragazzi abbastanza intercambiabili, è un po' una scelta anche della società avere dei giocatori che possono fare più ruoli, anche perché numericamente non è che siamo, non abbiamo una panchina lunghissima, quindi questi giocatori che possono giocare in più ruoli, e Camilloni è uno di questi, oggi si è fatto trovare pronto in quella situazione e spero che l'infortunio che ha subito non sia troppo grave.